questi ragazzi. A mezzanotte e mezzo ho il volo. Mamma mia, che corse, ragazzi. Motorino, sei un pazzo. Sei un pazzo, ma tanta zia. Dove te ne vai? Lui parte, va in ferie, va ai Caraibi, va ai Ma tropici, cosa, in va a che senso? Quindi caldo. se va al main event, domani non Aia, partecipa. aia. Dalla Sardegna. Dalla Sardegna. Sardegna, ragazzi, va a fare la bella vita, che dico, so io. Ma che main event? Non lo vedo molto positivo, Davide, Ma devo dire. ricordiamo che insomma purtroppo è stato un team che si è ritirato ed era un team Purtroppo sì. importante che ne piazzava Purtroppo sì. mediamente due nel main event, quindi si aprono, diciamo, delle possibilità in più. Vabbè, Importanti, certo. importanti direi, certo. Poi so che Motorino non è cioè, va forte qui, per cui. Guardate, O l'ha la spento il Sardegna. motorino, non lo so. Vediamo, vediamo che No, farà. ma la Vediamo. Sardegna, ragazzi, dai, vogliamo mettere la Sardegna, No, dai, ma via, su, senti non quello che scherziamo. rema contro, Pippo. Senti, Davide, fai qualcosa, prendi i provvedimenti. Cioè, io No, ma sia chiaro che nessuno sta assolutamente, cioè, No, ma si dicendo che scherza, dove. no, si scherza, ci Poteva mancherebbe. portarsi dietro il volante in aereo, sì, Via, che ci certo. vuole un attimo, te lo metti dietro. Intanto i ragazzi si Oh. lanciano in outlap in prima posizione fisica, ovviamente, non in termini di tempi. È il nostro Diego 33, seguito da Ale Anafi e S. Marcato, i primi tre che andranno a stilare, a scolpire la griglia di parte, la griglia, insomma, la griglia di arrivo della SQ1. Vediamo che cosa succede. Ancora in tutti e tre in outlap. Tutti i piloti, in realtà, in outlap. Bene, bene. Sono contento. Sono contento che si riparte con questo round 5. Siamo a luglio, quindi metà anno fatto. Possiamo tranquillamente dire Ah sì, giro di boa sì. effettuato. Bello, bello. Eccoli qua. L'ultima curva. Diego 33, Alenafi a seguire e S. Marcato. Come da tradizione restiamo su chi guida il trenino davanti. E andiamo a vedere come percorre il primo giro effettivo. Intanto cominciano Allora, a farsi. Vai, intanto vai, Brodo. Ti comunico che Kima andrà a saltare già il primo giro perché c'ha mezzo secondo di penalità, quindi Aia, peccato. andrà già subito Ecco, con tra l'altro, a De proposito, Rest. anche in questa pista, a maggior ragione perché appunto si prende la penalità, diciamo, in modo abbastanza, non Facile. dico facile, però probabile, diciamo così. Sì. Sì. Dato che il consumo gomme è importante, non è da escludere che, ad esempio, io fossi in Kima, adesso proverei a rientrare ai box, perché il consumo gomme è importante, per cui. Forse ci sono al massimo due giri di fila per fare il tempo, ma già il secondo è complicato. Per cui è importante anche quello, riuscire a trovare il tempismo giusto per poter magari fare un cambio gomme e E scaricare riprovare, la benzina e riprovare. certo. Esatto. Intanto do il Perché benvenuto sai, al se buon adesso. Busnelli, benvenuto in live, Ciao Marco. Ciao Marco, Perché sai, benvenuto. adesso Kima perde questo giro, poi ok al prossimo, però siamo già a 3 minuti e finirà che siamo quasi a 4, cioè quindi non avrà tantissimo tempo Per fare il giro, dici, per certo. fare il giro, esatto, a meno che non lo faccia con la gomma proprio consumata, però sai, È molto difficile qui, è Molto difficile. Perché il primo settore è dritto, quindi guadagni, e poi però nel terzo e nel quarto fai fatica. Vediamo cosa fa. Sembra proseguire. Intanto Anafi fa segnare 1:44.501. Per adesso prima posizione per lui, Ah sì, Diego subito dietro, 1 0,029 millesimi ad inseguire, sì. Diego in seconda posizione, 269 millesimi marcato con un 44,799, poi De Bulli in quarta posizione, 45,063, Kima de DLX in 46,101 e Rodriguez, che non è riuscito ancora, no, sta chiudendo adesso il suo primo giro buono. Passaggio dentro in quarta posizione, 44,853, si piazza tra Marcato e De Bull. Eh sì, intanto Anafi fa segnare un casco viola al primo settore, quasi 2 decimi per lui. Vediamo un po' se Diamogli qua, diamogli qua. riuscirà ad abbassare ancora il tempo. Mentre Diego l'ho visto molto in difficoltà, è andato largo e sicuramente ha perso tantissimo tempo.
Il sorpasso c'è stato all'inizio di questo giro, però perché tu ci abbia, hai fatto caso? Sì, proprio alla terza curva, mi Diego sa. No, sta la curva. rallentando, quindi andrà dentro ai pit subito. Esatto. Il sorpasso c'è stato alla curva dopo la S, Ah, praticamente. ok, Che perfetto. Diego è andato largo e Anafi ovviamente si è infilato. Vediamo Mentre se. Anafi, vediamo. Quasi mezzo secondo, ragazzi, Forse non di Viola. rientra, eh. Ale non rientra, probabilmente si tiene questo come best. Vediamo perché potrebbe andare sul Interpreta 44. la curva bene, quindi va a sfruttare anche il secondo giro con le gomme e quindi non Vediamo un rientra. Diego po'. invece va dentro al pit a cambiare. Migliora notevolmente. 44-051 ad un pelo dalla soglia del 44. Mette quasi mezzo secondo dalla seconda posizione occupata in questo momento da Diego. Migliora Kima, migliora Marcato, si avvicina a 226 millesimi. Kima in sesta posizione, rientra De Bull, quindi Diego e De Bull praticamente con gomma nuova e macchina scarica. Li aspetteremo dopo l'outlap. Sì. Rodriguez non è rientrato, anzi no, rientra anche Rodriguez. Quindi tre piloti Intanto mezzo proveranno. secondo per Anafi, quindi giro abortito per lui. Ma penso ormai con quel consumo, brother, di Sì, 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 gomme, sì. ormai penso Era qualifica quasi finita. impossibile. Sì. Esatto. 1,44 il rientro 7. No, non ce la fa, non ce la deve fare. Oddio, al pelo pelo forse? Pelo pelo, Potrebbe farcela. pelo pelo potrebbe farcela. Certo, quel secondo non è cosa buona e Bene. giusta, Se non ce la però fa per un secondo. si vede da solo. Ok, vediamo qui rallenta ancora per far passare Maccato che sta facendo il tempo. Vediamo un po' se si migliora. Vediamo un pochino questo rilevamento qui, questo settore qui, vediamo un po'. Cam su Marcato, la sua McLaren Eh no, è alto, è sopra alto. di mezzo secondo, 567 millesimi. La McLaren targata Raptor, tutta squamata. Rientra Marcato, rientra Anafi. Sono 7 minuti in questo momento. Sì, dobbiamo farcela. Siamo pelo pelo. No, ce la 1,45, fanno. 1,45. Siamo un po' alti, bro. Ah beh sì no, perché Hanno c'è un giro 40 solo adesso da secondi di fare. Certo, margine, no, ce la fa, ce la fa. 30-40 secondi di margine. Ne stavo calcolando due, non so per quale motivo. Comunque, Diego si lancia sull'ultima curva insieme a De Bull, entrambi con gomma morbida, fresca e carburante tolto. Sì. Vediamo Dentro. se The Bull, stando dietro, ne approfitta di un Prova a po' di puntare anche scia. un po' di traiettoria. Sì. Attenzione perché stanno rientrando sulla pista Marcato e Anafi che si tengono ovviamente all'interno per non andare a infastidire il giro di Diego e di De Bull che passano in questo momento. Buonasera schizzo, benvenuto in locanda, accomodati brotherone, accomodati. Bello Simu, benvenuto, buonasera. Primo settore di Diego, Intanto Diego, 233 sì. millesimi di blu. Sì. Sta migliorando Migliora, il prova a nostro Diego. migliorare il suo personal best, vediamo se si avvicina ad Ale Anafi e migliora un pochino il tempo. De Bull si è avvicinato a Diego, eh? Sì, molto Sì, vicini. Infatti non sto infatti seguendo io, Bippo, sto non so se ci seguendo sei io, te, sì, perfetto. seguo io, sì, sto seguendo io The Bull. Vediamo infatti in questo settore qui quanto chiude. Vediamo un Non so pochino. se sentirà anche un po' di scia, magari. Secondo me sì, l'ha avuto un po'. Perde qualcosina Ma Diego. 205 di blu per lui. The Adesso Bull l'ho visto è un po' nemmeno un allontanato. decimo di blu. Nemmeno un decimo di blu per Io The l'ho Bull, visto un po' quindi. allontanato adesso. Visivamente De Bull sembra aver perso qualche metro da Diego. Probabilmente l'interpretazione della curva prima del rilevamento. Altro Secondo me rilevamento De Bull qui. aveva sbagliato prima nell'ultimo settore. Può darsi Infatti che lo migliora. perché comunque Addirittura sta. adesso. Se, non lo È so, dietro parecchio. vediamo 296 quest'anno. millesimi di blu per Diego che si avvicina tantissimo. Dovrebbe togliere più di un decimo, poco più di un decimo per andarsi a prendere il primo posto in questa SQ1. Vediamo il passaggio di Diego dentro alla padella scacchi. 44-0-99, 18 i millesimi di svantaggio da Ale Anafi. Peccato veramente un soffio, un battito di ciglia per il buon Diego. Resta in seconda posizione. De Bull non migliora, oppure migliora ma Migliorato poco, però. non Migliorato di abbastanza poco, resta in ma. quinta posizione. 45-0-17 il tempo.
del pilota TRC dietro marcato. Solo perché questi due piloti poi possono continuare a migliorare un pochino. Diego, infatti, 4 millesimi di blu. Vediamo se riesce ad interpretare bene questa S. Andiamo però a dare la cam anche ad Alan Afi, che adesso è in giro buono. Tolto l'outlap, siamo a 9,52. Quindi si lancia e si prepara per effettuare l'ultimo giro. Tutti. Intanto occhio perché Rodriguez si prende la terza posizione, 1,44 537, e passa anche prima del, quindi altro giro a disposizione per Rodriguez, al pelo riesce a tagliare il traguardo prima. Non so se per la tempistica di chiusura lobby riesca, ma penso di sì, perché sì ci sono 120 quindi ci siamo, esatto. Sui due minuti. Allora Diego, vai in... sia Anafi che Diego sono alti, sia okay. Diego che Anafi sono alti, non ho seguito marcato. Migliorando di mezzo secondo. Chi ma? Ah, okay. Allora diamogli la gamma, okay. Andiamo dalle direttive di Davide, il pilota di LX. Posizione. È vero che è distante di un secondino quasi da De Bulle, 966 millesimi, però magari in progressivo riesce a rosicchiare nei vari settori. 597 adesso sul terzo settore, manca praticamente l'ultimo step, curva a sinistra veloce, curva a destra, a sfruttare bene il cordolo, vicinissimo Anafi al muretto. Si è migliorato. Non ottimale la traiettoria di Kim, ma qui in uscita dell'ultima curva, poi il passaggio dentro però migliora notevolmente, 1,44, 625 millesimi a 88 millesimi da Rodriguez. Bellissimo giro, insomma, non pensavo, invece scende sotto il 45 con un 44. Si è migliorato Ale Anafi, non è riuscito a scendere sì, il migliora 0,05, no. Assolutamente migliora il tempo ed è importantissimo. Ha fatto un ultimo settore e veramente ha recuperato tanto l'ultimo settore. Importantissimo per andare a determinare i tempi. Tanto bella prova di Ale Anafi. Si vede... Marcato era in seconda posizione, in terza posizione, si vede adesso in quinta, quindi... Però sono tutti vicini, ragazzi, a parte... Oddio. Oh, no. 44,7. De Bull purtroppo c'è mezzo secondo dal primo all'interno dell'inbox, quindi non riesco a vedere il rilevamento di De Bull. Dovrebbe essere 45,017. Okay, è quello che ho segnato prima. Un secondino dal primo al sesto. Buonasera Press, buonasera Giuse, benvenuto bro, benvenuto in locanda, accomodati, bello, accomodati anche a Simoners, ragazzi accomodatevi, benvenuti a tutti. Abbiamo appena concluso la SQ1, ci apprestiamo a gustarci la SQ2 e poi SQ3, per poi lanciare i due ripescaggi di oggi. Vediamo, sono curioso perché qui secondo me si va anche sul 43, quasi 42 secondo me. Sono cazzi, perché siamo già in seconda lobby, la SQ3 che fanno, volano. Considera, siamo in miglior tempo, adesso è un 43,2, quindi volano, si vola. Siamo si lì, vola. Si vola, siamo lì, eh? Male. Allora, andiamo a guardare la gara, andiamo a vedere chi si prende la prima posizione fisica in lobby. Per andarlo a dovrebbe seguire. Dovrebbe essere pilota FRT, mi sembra, no? Sì, Ale, FRT Ale. E noi siamo su di lui, sulla sua BMW, se non erro. Sì, esatto. Eccoci qua. Andiamola in cam regia, subito dietro c'è Abrelo Soyos, quindi praticamente FRT, FRT Academy ad inseguirsi. Monoscito, pilota lead poi in terza posizione. Danielozzo in chat, bello zio Crisis con le bandierone lead a sventolare in tribuna. Si comincia a sentire l'aria estiva, Si comincia a sentire meno affluenza anche in tribuna, bella vuota, bella tutti, silenziosa. Per una tribuna, tutti al mare. Tutti al... O a smadonnare perché le ferie non arrivano ancora. Ed eccolo Ale sul rettilineo della penalità, pronto ad affrontare la curva a destra.
Dietro c'è un pochino di bagarre, mi sembra di vedere, o quantomeno si affacciava negli specchietti monossido. No, adesso vicino anche Eddie Muffin, tutti molto vicini dietro, non si sono presi tantissimo spazio, proveranno sicuramente a sfruttare un po' traiettorie e scia. Intanto si fa Ah, sì. sentire la curva orange, che degrado, È tipo un'auto live questo a quel punto. Tutti in vacanza, c'è solo Dade in tribuna con i fumogeni. Bellissimo. Arrivo, adesso arrivo anche. Mi dicono che gli OPR si stanno presentando. Vai, vai. Allora, seguiamo Ale in questo primo giro buono a scalfire come sempre la griglia e vediamo che tempi riusciamo a tirar giù. 27-7 il primo intermedio, grande Andrew, anche lui con bandiera lead. Ha sventolato, non perfetta l'interpretazione della S veloce per Ale, potrebbe aver perso qualche secondo, due ruote sulla terra e in una traiettoria che lo ha sicuramente rallentato in uscita. Lo continuiamo Oh, a intanto occhio seguire. perché Motorino si becca un secondo di penalità, Occhio quindi che perdi l'aereo, bro, occhio. dietro di lui De Nicolai, vediamo se lo fa passare, penso. Vediamo un po', a parte sono un po' distanti i due, insomma. Vediamo un po'. Qui Ale mi è sembrato un po' largo. Sì, non perfetto il giro, forse più veloce il tempo fatto nel bistrarrendibra, ma insomma, anch'io non voglio essere smentito più di troppo. Seguiamo un attimino il primo giro buono di Ale, vediamo che tempo riesce a piazzare in griglia. Passaggio qui in ultima curva, esce in 38. E infatti, 43.278, arriva subito la smentita. Grande giro di Ale degli FRT, niente male. Intanto grazie a BuffoSWAT per il messaggio in chat e già con bandiera arancioni a colorare la chat. Bella la tribuna OPR, ricca di colore, come sempre. Ale, 609 millesimi da per lo Soyuz che tiene e detiene la seconda posizione. 43.887, Pirata in terza, 43.913 per lui, STB 44.4, alto il distacco rispetto alla terza posizione, mezzo secondo preso, Monossido vicinissimo ad STB, 87 millesimi di distacco, 44.522, Eddie Muffin in sesta, 45.483 il tempo del pilota TRC come motorino, 48.7, ma era appunto sanzionato dalla penalità di un secondo da appunto scalare al tempo. E poi De Nicolai per ora chiude in ottava con 48,8, sicuramente anche per lui qualche problemino. Ale ancora due ruote sull'erba qui in uscita, peccato, perde un po' di tempo, 3 millesimi e si becca anche il mezzo secondo di penalità Ale. Quindi sicuramente il Ahia. rientro ai box avverrà in questo momento per lui. Sicuramente sosta obbligata adesso. Vediamo i nostri, vediamo Allora, lo Monossido, so, io questo sono in secondo, andiamo a settore vedere STB e Monossido il alto. passaggio. STB alto, mezzo Sono alti, secondo, tutti alti po' alti, tutti e due. probabilmente tutti in strategia box al secondo giro. Infatti, entra in pit Ale, apre. Di Nicolai sta facendo un bel tempo, eh? È Allora, sotto di più di andiamo ad 5 secondi inquadrarlo. del suo tempo. Andiamo ad inquadrarlo, De Nicolai a sfruttare bene tutta l'ampiezza della pista, tutta l'uscita sul cordolo. Anche qui a sperare bene il muretto dentro, poi il passaggio 43.519, Bello. strappa un grandissimo secondo posto per ora in SQ2. Bello, grazie a Davide per la tempestività nell'aver segnalato il miglioramento di De Nicolai nei parziali. Bellissimo, bel giro di De Nicolai. Anche motorino 44.082. Migliora anche lui, poco sopra il 44, migliora tantissimo. Quinta posizione e ancora un giro da sfruttare. Saremo a Tanto gustarcela. ci sono tante penalità in pista, eh? Tante penalità in pista. Però considerando che sono molti outlap, però non dovrebbe andare ad influire troppo. STB vedo, motorino e di Muffin, 3 secondi, ahia, quei 3 secondi sono legati al rientro ai box. Ah, sì. Per Eddie Muffin.
tutti, quasi tutti in Outlap, quasi tutti in Outlap. Sì, quasi tutti, sì. Solo De Nicolai, ma penso che si fermerà. Sì, esatto, chi non è in Outlap ha il consumo decisamente importante di gomma, infatti mezzo secondo De Nicolai su questo parziale. Ah, ci siamo persi il passaggio di motorino. Sì, sì, no, l'ha detto Davide. Ah, scusa, non l'ho sentito, sì, scusa. 44.0, ottimo tempo di motorino in quinta posizione. Sicuramente si fermeranno tutte e due adesso, che fanno mettere la mescola più nuova. Noi inquadriamo Ale e Averlosoios, vediamo un po' che cosa combinano i due adesso in outlap, ma a lanciarsi sull'ultima curva. Vediamo se Ale riesce ad essere un pochino più preciso. Peccato i diversi piccoli nei nel primo giro, perché comunque ha fatto segnare un grandissimo giro. Per me potrebbe andare addirittura sotto il 43, Ale, se fa tutto alla perfezione. Ale è in questa lobby perché a causa anche di qualche assenza nelle gare fino ad ora, quindi è un pilota di alto livello, quindi esatto, da primi posti. E il turno, sono qualifiche e i migliori 8 piloti di queste 3 sessioni di qualifica andranno ad aggiudicarsi il posto nel main event che si correrà domani, mentre gli altri poi, successivamente a queste qualifiche, correranno 2 gare di ripescaggio per andarsi appunto a strappare gli ultimi 5 biglietti a disposizione per il main event. Benvenuto il turno, grazie di essere passato in locanda. Sei un grande. Allora, Ale, eccolo qua, pronto a pennellare il suo quinto giro, ancora 2 ruote sull'erba, ma sono 376 millesimi, il colore fucsia del parziale, siamo virtualmente sotto il 43 per Ale. Continuiamo a seguirlo con la cam, potrebbe già essere un giro da alieno, questo qui, il primo che vediamo probabilmente con i nostri occhi. L'uscita dal tornantino, perde qualcosina per quella toccata sull'erba, ma è ancora 181 millesimi di fucsia. Vediamo come interpreta le ultime 2 curve del circuito di Watkins Glen. Siamo al quinto giro buono, penultimo per Ale. Potrebbe affrontare, deve affrontarne ancora un altro. Il passaggio dentro, vicinissimo. 43, 136, toglie 142 millesimi di fucsia. Il buon Ale si piazza e si conferma ancora lì davanti, in prima posizione di lobby SQ2. De Nicolai lo aspettiamo, ma è in outlap, pirata il passaggio, 43-680, grandissimo tempo della Fenice Arancione di pirata. Si mette in terza posizione in questo momento, apre anche, migliora in 43-7, non abbastanza per andare a prendere più di una quarta posizione, almeno in SQ2 appunto, motorino in quinta, finito l'outlap, si lancia. HDB, un secondo di penalità per perde lui, la possibilità STP perché stava migliorando anche lui, 111 millesimi, purtroppo perde l'occasione di poter far bene all'ultimo giro. Qualifiche finite per il buon STP, allora monossido a tirar sulla bandiera lead, vediamo se riesce a piazzare una zampata finale. Intanto la gamma continua ad andare ad Ale, ha fatto già vedere un grandissimo tempo, si avvicina veramente tanto al 42, 186 millesimi di rosso, già il consumo comincia a farsi sentire per il pilota FRT. Curioso di vedere monossido, anche gli altri come reagiscono. Si migliora di poco monossido, però vediamo un po'. Pirata rosso di tanto, 57 millesimi di De Nicolai blu. STP accostato sul rettilineo. Vediamo qui, 2 decimi per monossido, occhio, Ale, che potrebbe addirittura andare a insediare motorino, occhio, vediamo se fa un ultimo settore fatto bene. Passaggio di Ale sopra di 140 millesimi, ottimo giro comunque, ma non abbastanza per andare ad abbassare ulteriormente. Cam su pirata, sul rettilineo, monossido segna comunque la sesta posizione, passa STP. 44.566 per pirata. Apre, non va a migliorare il suo tempo. Motorino anche alto, 283 millesimi di rosso. Si ferma monossido. De Nicolai.
Derigolai Derigolai, mamma migliora il mia, suo 43,3, personal wow. best, si avvicina Eh sì, tantissimo, 249 millesimi da Ale, che già aveva fatto un signor tempo. Ricordiamo, Andiamo ragazzi, andiamo. sarà interessante anche vedere perché, insomma, chi fa la Super Pole prende 5 punti e dato che ogni punto lì davanti conta, sarà una bella lotta. Per ora se ne sono spartite Busnelli e Cervi. Le 3 Super Pole per Busnelli e una per Cervi. Come le vittorie. Come le vittorie, esattamente, anche se l'hanno le ottenute ovviamente in gare In gare diverse. diverse, sì, è vero. E ricordiamo che insomma, poi ci saranno gli scarti, quindi non dimentichiamoci di Mangano, che comunque è Certo, lì che comunque è alto, certo. e sarà. Poi c'è una bellissima lotta comunque per le prime posizioni, come c'è una bellissima lotta per il podio dei team. Quindi insomma, Bene, bene, benissimo. Direi. vediamo perché sarà interessante anche capire chi strapperà questa Super Bowl, questi punti in più. Vediamo ragazzi. Staremo a vedere. Vediamo, intanto il primo a scendere è Cervi. Primo a guidare questa Anonima, batteria di. Nimau ti corregge, Davide. Super Pole sono tre di Busnelli e una di Mangano, ci dice Nimau, non di Cervi. Una di Mangano, allora facciamo un po' di Nimau che salutiamo, che poi è il papà del buon Federico. Ciao Nimau, benvenuto in locanda, accomodati pure. A Monza l'ha fatta Giorgio, dice Nimau. Allora, andiamo a vedere l'ingresso, in realtà l'outlap di tutti i piloti. Cervi si prende già un bel distacco anche in termini di metri dalla seconda posizione, dalla seconda macchina in pista, che è quella di Andre, seguito praticamente vicinissimo da Nichele. Poi Gico dietro, Busnelli, gran bella posizione perché c'è spazio dietro, c'è spazio davanti. Si farà la sua qualifica in santissima pace. Intanto andiamo a vedere l'interpretazione di Cervi e il suo primo giro dell'S1. Ah, intanto ha scritto Gian Pietro, è crashato. Peccato. È crashato Gian Pietro. Ragazzi, purtroppo peccato, peccato perché ho un protagonista, però purtroppo i crash. Non c'è rimedio. Non c'è soluzione. Eh no, eh no, eh no. Peccato, perché andiamo a togliere Già un iniziate, gran ragazzi. Siamo a pilota. 49 Sì. secondi della SQ1. Quindi Sì, non no. sarebbe ovviamente giusto per i piloti che si stanno esprimendo adesso in pista. Comunque. Purtroppo va considerato, se lo dovessimo trasportare nella realtà, come un problema. Sfortunato la macchina, purtroppo bisogna considerarlo così. È l'unico modo per poterlo accettare, diciamo così. Però, insomma, avrà una rimonta da fare nei ripescaggi. Sì, perché poi non avendo segnato neanche il tempo, se la batterà già dalla SQ2, Sì. dalla Q2, scusa. Allora, Cervi, lo seguiamo adesso ad affrontare le ultime curve di Watkins. Eccolo qui, a sfiorare il muretto e a lanciarsi sul rettilineo. Passaggio dentro, 43-177, il primo tempo fatto registrare in questa lobby. Meraviglioso, meraviglioso tempo di The Ghost Baby. Poi Busnelli mette il suo 43-002, vuole andare a riconfermare il suo Oh, dominio, ma Mangano. Giorgio Mangano non è da meno. 10 millesimi e si scende per la prima volta sotto il 43. 42-992, il passaggio dentro di Giorgio Mangano. Mamma mia, grandi, grandi piloti qui davanti. Poi Nichele, 43-324. Per il pilota FRT Andre in 43-356. La perde un pochino qui in uscita, forse perde un pochino di margine
per i suoi standard. Poi Bonni 46 in sesta posizione, 43.394. Ragazzi, siamo praticamente a 30 millesimi l'uno dall'altro, dalla quarta alla sesta posizione. Gico in settima, 224 millesimi, il pilota un po' più alto, tra virgolette, concedetemi, 43.618 per lui. Iannuzzi 43.672 e Paridus 44.349, che allora a questo punto mi quasi viene da dire c'è stato un problemino, 44.3 in questa lobby, è quasi preoccupante. Comunque, Giorgio Manga non lo seguiamo, ovviamente detentore per ora della pole, del miglior giro. Qui a Watkins Glen, alto il passaggio, 146 millesimi di rosso. Sono già passati gli altri piloti. Andiamo a vedere Cervi, che appunto è il primo pilota in pista, tutta dentro. Vediamo se la riesce a tenere su quella linea gialla. 3 secondi di penalità presi, però ovviamente non andranno ad influire. Busnelli, vediamo un po', era blu di 27 millesimi. No, resta interno anche Marco, quindi tutto dentro, allora, in pit. Entra box. Decide di abortire il giro e approfittare delle due, dei due giri con gomma, con, scusate, con macchina scarica. Arendo si sta migliorando. Rientrano tutti, anche Bonni. Andiamo a dare la cam a Paridus, che è l'ultimo pilota. Il passaggio dentro toglie 409 millesimi, quindi scende sotto il 44. Anche il pilota Etruria, 43.940 il tempo per lui. Per ora però ancora in nona posizione, quindi comunque virtualmente fuori dal main event se dovesse chiudersi tutto. Anche perché c'erano piloti comunque più veloci anche in lobby 2. Però andiamo a vedere quello che succede adesso. Tutti i piloti in outlap, tranne Paridus, ma sarà sicuramente toccatina sul guardrail per Paridus. La perde, cerca di tenerla e fare il possibile. Un po' di show di Paridus. Perché arriva Andre. Occhio, perché arriva Andre. A posto. Fortunatamente nessun danno, nessun contatto. Ragazzi, il limite per il main event è 43.394 di Bonni in questo momento. Abbiamo tolto praticamente un secondo con il primo giro di il primo giro, comunque. In quattro decimi sono primo step. In otto. Quattro decimi. Che spettacolo. Mamma mia. Che spettacolo. 4 decimi, 8 piloti per il main event a giocarsela, quindi devono spingere forti i piloti qui in SQ1 per andarsi ad aggiudicare appunto le 8, gli 8 biglietti del main event. Vediamo che succede nel secondo stint, chiamiamolo così, con gomma fresca per tutti i piloti. Allora, Cam Cervi, che ripeto è il primo ad avere pista libera davanti a sé, ultima curva e poi dritti a lanciarsi sul primo giro buono dopo il rientro al pit. Ovviamente dietro fisicamente c'è Andre, terza posizione per ora The Ghost Baby. Andiamo a vedere la sua interpretazione di giro. Andrà penalità dietro. Tre millesimi che va a migliorare il suo personal best per Cervi. C'è da spingere ancora di più, Federico. Dai, Fede, non si molla niente. Intanto occhio, perché Busnelli 87 millesimi di blu. Si sta migliorando. Sta migliorando anche lui. Strano, 87 millesimi di blu. Vuol dire che Giorgio Manga ha fatto il primo settore ancora più veloce nella tornata della qualifica, della pole, tra virgolette, parlando. Andiamo un po'. Andiamo a vedere gli altri rilevamenti. Aspettiamo Busnelli qui alla risalita, in uscita al curvone, qui dove di solito si scontano le penalità. Il passaggio è di 153 millesimi di fucsia per Marco Busnelli. Sono on fire, ragazzi. Federico Cervi intanto in uscita con 7 millesimi di fucsia. È tutto color fucsia, tutto color fucsia. Per caso mi sono perso Giorgio Mangano nel settore parziale. Comunque Cam ovviamente a Busnelli in questo passaggio.
208 millesimi di fucsia, continua ad incrementare. Cervi sulla linea del traguardo, il passaggio dentro, 43.003, va a migliorare il suo personal best e a un millesimo da Federico anche Cervi. Mancano 30 millesimi di fucsia, anche wow, manca. Andiamo a vedere il passaggio di Busnelli, 42.818, e vabbè ragazzi, puntini sulle i per il grande Marcus che ci mette una pezza. Andiamo a vedere Giorgio Mangano se risponde. 42.908 dentro, 90 millesimi da Busnelli, 95 millesimi da Federico Cervi. Che spettacolo questi piloti, ragazzi, che spettacolo. Intanto dietro Michele, 92 millesimi di rosso sul primo settore. Andre, intanto benvenuto a qualcuno, ragazzi, grazie del follow. Mi lo sono perso purtroppo l'alert, scusatemi, ma ero troppo preso dai passaggi di questi mostri, ragazzi, veramente. Andre in quinta posizione con il suo 43.356 fatto registrare nel secondo giro. Anche tutti gli altri praticamente non hanno migliorato, tranne gli Annuzzi che migliora il 43.358 il passaggio al quinto giro. Tutti gli altri restano fermi sui giri precedenti. Aspettiamo Pariduz che sta per effettuare il suo passaggio. E poi Cam ovviamente ai tre piloti lì davanti che potrebbero ancora una volta andarsi a scontrare. 9 millesimi di Marco Busnelli che non vuole mollare. Sì. Non vuole mollare fino alla fine. Andiamo a vedere se Mangano risponde. 71 di rosso, purtroppo alto Mangano, ma non è detta l'ultima. Cam su Federico Cervi che sarà il primo a tagliare il traguardo di questa Lobby SQ1. Dentro, sbavatura in uscita. Il passaggio di Federico che perde sicuramente qualcosina. 65 millesimi dal suo personal. Tanta roba, tanto Mangano perde qualcosina ancora sul penultimo settore. 119 di rosso, Cam su Busnelli, vediamo se arriva ancora. Incredibile, non c'è limite al viola. 42.788 il tempo di Marco Busnelli. Wow. E che a gridare, ragazzi, venitemelo a battere, si è sentito proprio dal finestrino. Cervi in terza, secondo Giorgio Mangano, quarto Andre 33 con una bellissima performance, ultimo giro meraviglioso della Fenice, si piazza lì dietro i fenomeni, not bad, really not bad, di solo 2 decimi. Complimenti al grande Andre che continua a dimostrare un grande valore Andre in pista.